Cari amici bianconeri, ciao da Simone Absim. Paulo Dybala è il nuovo numero 10 della Juventus. Il numero 10 della Juventus ha un nuovo proprietario. Mettetela come volete, dalla prospettiva che più vi piace. Certo, è successo quello che tanti chiedevano e auspicavano, che tanti avevano anche scritto, parlo di tifosi, alla società e o comunque nelle opinioni così che circolano sui social, cioè che venisse data la maglia numero 10 proprio a Dybala. Diciamoci subito la verità, Dybala è sicuramente il più numero 10 che abbiamo in rosa e non lo è da oggi, ma da quando è praticamente arrivato alla Juve. Quando è arrivato alla Juve però non poteva prendere il numero 10 e comunque lui non volle prendere il numero 10 perché a lui piaceva il 21, se lo ha scelto lui per motivi suoi e anche perché dicevo non lo poteva prendere perché infatti poco dopo è arrivato Dybala prese il numero 10 Pogba e parliamo infatti del 6 agosto. Di esattamente 2 anni fa, Pogba ha preso la maglia numero 10. Poi sappiamo come è andata a finire. Intanto, diciamo che dicevo, Dybala sicuramente è il più numero 10 che abbiamo, quindi se la merita questa maglia. E sicuramente è bellissima la maglia con scritto Dybala 10 e fa veramente emozionare. E come ha scritto qualcuno, finalmente la 10 tornerà a dare spettacolo. Il primo o uno dei primi a congratularsi con Dybala è stato Alessandro Del Piero, il numero 10 per antonomasia della Juventus. E quindi se c'è questa investitura, tra virgolette, formale di Del Piero nei confronti di Dybala, la cosa diventa ancora più emozionante, ancora più bella. E infatti lo stesso Dybala ha salutato e ringraziato, invitando scherzosamente ancora una volta Del Piero ad una sfida con le punizioni. Noi sinceramente io più che vederli sfidare amichevolmente sulle punizioni, mi piacerebbe vederli quasi giocare insieme. Sarebbe stato un sogno ovviamente irrealizzabile. Veniamo però alle motivazioni, perché ragazzi, se vogliamo crescere come tifosi e in generale vogliamo capire quello che c'è da capire, dobbiamo sempre chiederci che cosa c'è dietro, quali sono le motivazioni e fare un ragionamento approfondito. Io cerco sempre di farlo con voi e spero che apprezziate questo. Innanzitutto dobbiamo partire dalla scelta di questo numero 10, da chi è provenuta, da chi proviene e proviene dalla società. Mi sembra chiaro questo, mi sembra chiaro che la società abbia fatto pressing su Dybala probabilmente da settimane perché prendesse la numero 10. Alla fine gliel'ha data proprio prima della Supercoppa. Questo ha tanti significati. Il primo è che comunque questa è un'operazione di marketing. La società sapeva bene che la Adidas non avrebbe accettato un altro anno senza la numero 10. È normale ed è anche giusto che ci sia il numero 10 anche alla Juventus. Ma il fatto che sia stata la società a chiederla a Dybala rende la cosa un po' meno importante, diciamo. Cioè, non dovrebbe essere, a mio avviso, la società che dà la maglia numero 10 ad un calciatore, ma un calciatore che la chiede ed eventualmente la ottiene per meriti oggettivi. Nel caso di Dybala l'avrebbe sicuramente ottenuta. Ma se Dybala ha creato un suo brand che è comunque legato al numero 21, fino adesso almeno è stato legato al numero 21, e lui stesso, è stato comunque benissimo con il numero 21, non vedo perché debba prendere la maglia numero 10 da questo punto di vista. Poi ripeto, è chiaro, la maglia numero 10 è stata da qualcuno e Dybala se la merita, però ci sono queste considerazioni da fare. Un'altra considerazione molto importante da fare è che a questo punto, ragazzi, non abbiamo più da aspettarci nessun colpo per il centrocampo. Non ci sarà nessun colpo per il centrocampo. Certo, se Milinkovic-Savic lo consideriamo un colpo, allora ci sarà, ma parliamo di questo tipo di giocatore. Se qualcuno, un Zonzi, lo può considerare un colpo, credo molto pochi, per quanto, ripeto, a me piacerebbe. Allora ci sarà questo colpo, ma se pensiamo come pensavo io, a questo punto vi faccio il nome perché tanto ormai è inutile, non, io volevo tenerlo per me oppure dirvelo nel momento cruciale quando poteva eventualmente aprirsi questo scenario si è chiuso definitivamente. Allora, se la pensate come me che era possibile prendere Andres Iniesta e dargli la maglia numero 10, allora capite che il colpo non c'è stato e non ci sarà. E sì, perché se dai la maglia numero 10 a Dybala significa che non la prende nessuno, nessun nuovo acquisto. Sì, adesso chiaramente si è liberato il 21 che andrà benissimo per un centrocampista eventualmente, anche se comunque di numeri liberi ce ne sono ancora alla Juve anche interessanti.
Ma non è problema di numeri. Come qualcuno ha detto giustamente, non cambia nulla il numero. In realtà non è proprio così. Diciamo che l'importante è quello che fai sul campo. Il numero è importante sotto altri aspetti, però secondo me è importante anche un po' per il calciatore. Sapere di avere un numero di maglia piuttosto che un altro è una questione anche motivazionale. Al di là di quello che è importante per il calciatore, per la società è importante perché la Juventus sicuramente andrà a guadagnare di più da questa operazione, di numero 10. Però, e qui veniamo alle dolenti note. Quanto durerà questa situazione? Perché ragazzi, il 6 agosto 2015, maglia numero 10 a Pogba, un anno dopo, all'incirca, Pogba se ne va. Allora, che cosa dobbiamo pensare? Che la società sappia già che è l'ultimo anno di Dybala e per questo gli dà la maglia numero 10, per monetizzare di più l'ultimo anno di Dybala? Per dargli questa opportunità nell'ultimo anno possibile, perché non è che la società deve aspettare da qualcuno di sapere quando cederà un giocatore, lo sa per prima perché è la società che lo cede. Non voglio dire che matematicamente Dybala ha preso la maglia numero 10 e quindi andrà via l'anno prossimo, ma voglio dire, ragazzi, che è probabile. E da questo punto di vista vi dico che non sono d'accordo con questa operazione. Cioè, Dybala stava bene col 21. È chiaro che io spero che Dybala possa essere il numero 10 della Juventus dei prossimi anni, che possa sfiorare la figura di Alessandro Del Piero. Lo spero, un pochino ci credo da tifoso, ma non mi illudo, come mi sono illuso su Pogba. E se ci pensate, col senno di poi era matematico che Pogba, una volta presa la numero 10, sarebbe andato via. Diciamo che lì c'era anche un altro aspetto, che Pogba non era numero 10, gli è stata data la 10 perché era l'immagine che valeva in quel caso. Qui Dybala è un numero 10 e se lo merita. Quindi, da questo punto di vista, forse c'è una motivazione in meno per credere che appunto se ne possa andare. Però è quasi matematico anche qui. Non voglio dire che ci sia già un accordo con il Barcellona, che anche se, però vi dico che avrebbe molto senso che Barcellona l'anno prossimo prendesse Dybala con Messi 31enne, con Neymar che intanto se n'è andato. Fanno un anno di transizione con qualcuno e poi prendono Dybala per cambiare per il futuro. Ripeto, non sto dicendo che Dybala se ne andrà, sto dicendo che dobbiamo capire quali sono le motivazioni e diciamo, che cosa implica questa scelta. Considerate anche che Bernardeschi ha detto: non sono pronto per la numero 10, voglio meritarmela sul campo, l'anno prossimo si vedrà. L'anno prossimo, se l'ha presa Dybala, come fa a prenderla Bernardeschi? Mi volete dire che quando è stato preso Bernardeschi? La società ed ha scelto la numero 33, la società non gli ha detto: guarda che la numero 10 non la puoi prendere perché è prenotata. Cioè non lo sapeva la società che avrebbe dato la 10 a Dybala, certo che lo sapeva. Quindi non lo so, mi sembra che stiamo facendo una serie di 2 più 2. Ripeto, questa cosa non mi piace. Non mi piace il fatto che la società debba dare i numeri di maglia ad uno piuttosto che a un altro. Non mi piace che questa cosa sia importante più di tanto. Sì, c'è il marketing, tutto quello che volete, però non mi piace. Avrei preferito tenere Dybala con la 21 oppure dargliela appena se ne fosse andato Pogba. Avrebbe avuto più senso lì, eventualmente. Anche perché gliela davi comunque per meriti calcistici, ripeto, al di là dell'operazione di marketing. Tra l'altro gli è stata data tardi perché dovendogliela dare sarebbe stato meglio dargliela a giugno, sinceramente, non così ad agosto, a pochi giorni dalla prima gara ufficiale. Questo è il mio pensiero, ragazzi, ditemi che cosa ne pensate nei commenti. Ovviamente, poi piccola parentesi di mercato, come sapete, sta per andare via Rincon. Al Torino 2 milioni di prestito oneroso, 9 milioni di diritto di riscatto che può diventare obbligo ad alcune, superato un certo numero di presenze, ormai è un'operazione quasi conclusa. Quindi resta il fatto, resta la domanda: quando prendiamo un centrocampista, visto che abbiamo venduto sia Lemina che Rincon, cosa tra l'altro che io avevo detto da settimane, avevo detto ragazzi se ne vanno Lemina e Rincon e non se ne va Sturaro. Ci aggiorniamo a questo punto domani. Come vi dicevo, lasciatemi i vostri commenti per dirmi come la pensate su questa questione molto, molto importante per noi tifosi del numero 10 a Dybala. Intanto iscrivetevi al mio canale per ricevere anche le notifiche sui prossimi video a partire da domani. Seguitemi su Twitter Simone Avsim e cliccate mi piace alla mia pagina Facebook Simone Avsim Juve. Sempre forza Juve.